Good morning, Kiss Kiss. Si torna a parlare di catasto dopo che un accordo di maggioranza di qualche giorno fa ha rimesso in moto l'iter della riforma catastale, che solo a nominarla vengono i brividi, fa drizzare i peli a milioni di italiani. Per fare il punto della situazione, in diretta con noi c'è Giambattista Baccarini, presidente FIAIP. Buongiorno presidente, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori, anche a voi ovviamente. Grazie, anzi kiss kiss a lei presidente. Allora, stiamo parlando della riforma del catasto. Quali saranno le principali novità e se ci fosse qualche novità particolare ce la dica piano, gentilmente. Certo, innanzitutto bisogna vedere se questa riforma del catasto andrà in porto, e se andrà in porto, perché ci sono ancora i passaggi delle aule, sia Camera e Senato. Vero. E poi ci saranno i decreti delegati che dovranno essere emanati, ma comunque non prima del 1 gennaio 2026. Esatto. Quindi passeranno 4 anni. Ma le novità sostanzialmente, se andrà in porto, sono due. Una riguarda la mappatura, un aggiornamento della mappatura del territorio nazionale attraverso sistemi di intelligenza artificiale, tipo una fotogrammetria aerea del territorio nazionale. I risultati verranno sovrapposti alle mappe catastali. In questo modo si andrà a individuare, intercettare quegli immobili cosiddetti fantasma, o comunque quegli immobili sconosciuti al fisco, che in Italia si stimano essere 2 milioni di particelle e 1 milione e 200 mila di unità immobiliari. Invece la seconda novità riguarda l'inserimento, l'introduzione di un meccanismo di aggiornamento periodico delle rendite catastali. Nella prima stesura c'era un riferimento ai valori di mercato, ai valori patrimoniali. Giusto. Poi c'è stato un accordo, come dicevate voi, sostanzialmente grazie anche alla mobilità del movimento del centrodestra, ma anche del mondo associativo, e il riferimento a questo punto diventa un'ulteriore rendita, quindi ci sarà una seconda rendita che comunque indirettamente fa comunque riferimento ai valori di mercato, senza entrare troppo nel tecnicismo. Quindi sostanzialmente ci saranno due rendite: una, quella dove si applicheranno le tasse, che sarà come base imponibile per le tasse e per l'ISEE; la seconda invece, che fungerà da aggiornamento. Però la domanda è che funzione ha poi. Alla fine è uno strumento che viene dato in mano ai comuni e alle agenzie del territorio per poi andare ad adeguare e a fare interventi fiscali. Un po' ci aspettiamo a quello che servirà questa. Senta presidente, però dal punto di vista fiscale ci sono tantissimi cittadini preoccupati, però sinceriamoli, nel senso che laddove sarà rivalutato il catasto, ci sono degli immobili che dovranno essere rivalutati in aumento, ma ci saranno anche degli immobili che hanno perso valore e quindi dovrebbero pagare meno tasse. Questo è il succo della situazione. Allora, il principio è questo qui che dice lei, che ha detto anche Draghi più volte. Sì. Però il tema è che se nessuno pagherà di più, nessuno pagherà di meno, e quindi che bisogno c'è sostanzialmente di riequilibrare se appunto non ci saranno variazioni. In realtà questo non avverrà, perché giustamente da una parte bisogna far pagare le tasse a chi oggi non le paga perché ha degli immobili cosiddetti fantasma, appunto sconosciuti al fisco; dall'altra però chi già le paga, ne paga tanti, pensiamo che si parla di oltre 50 miliardi di carico fiscale annuo. È chiaro che con questo sistema, con questo meccanismo, come dicevo prima, le due rendite forniranno gli strumenti che hanno già tra l'altro oggi Comune e l'Agenzia del Territorio per andare a fare degli adeguamenti che, ripeto, oggi possono già essere consentiti. Invece questo porterà un aumento piuttosto generalizzato, quindi non si va a ottenere quell'obiettivo di equilibrio e equità fiscale che invece il governo dice di avere. Senta presidente, che cosa si intende per immobili fantasma? Lo stanno chiedendo in tanti, lo ribadiamo. Sì. Un casino per gli attrezzi, per esempio, potrebbe essere considerato un immobile fantasma? Ma gli immobili fantasma sono quelli sconosciuti al fisco, cioè per lo Stato, che esistono nella realtà, quindi non so, case, fienili, abitazioni, piuttosto che ampliamenti di alti case, piuttosto che capannoni, che appunto con la fotogrammetria aerea, cioè prendendo una foto dall'alto con i droni, si riuscirà a individuare, ma non sono accatastati, quindi non hanno una rendita catastale e quindi non si applicano le tasse, quindi l'erario per... Presidente, chiedo scusa, è una volta individuate, cosa succederà in teoria? Ecco, in teoria è un'ottima osservazione, perché in teoria lo Stato dovrebbe già farlo e avrebbe già gli strumenti per farlo, ovviamente. Dovrebbe andare a individuare appunto questi immobili sconosciuti e poi andare a far pagare le tasse a chi oggi appunto non le paga da oggi in poi, e noi auspichiamo anche fargli pagare attraverso delle indagini che lo Stato riesce a fare attraverso l'incrocio delle banche dati tra l'ufficio tecnico e la conservatoria, andare a individuare da quanto tempo questi immobili sono stati costruiti per fargli pagare tutte le tasse del pregresso più multe, credo, dovute, perché ovviamente i cittadini disonesti è giusto che debbano pagare.
Senta Presidente, in chiusura, questa è, entriamo proprio nel suo campo, visto che si parla di compravendita di immobili, quanto questa riforma catastale depotenziata, cioè disinnescata, ecco, potrebbe condizionare il mercato immobiliare e come? E soprattutto quanto tempo prima, cioè nel 2024-2025, potrebbe creare delle turbolenze nel mercato immobiliare? Ma assolutamente sì, secondo noi oggi con tutte le problematiche che ci sono dettate, come sappiamo, dalle conseguenze economiche del conflitto militare in Ucraina piuttosto che l'inflazione, insomma ci sono tanti problemi, anche le incertezze sanitarie auspichiamo insomma, che non ci siano più, quindi già con tutta questa condizione che ognuno di noi, ogni cittadino vive, certamente parlare in questi termini di una riforma del catasto che, come abbiamo detto, ha un obiettivo chiaro, che è quello che l'Europa ci chiede da tempo, che è quello di spostare la tassazione dalle persone alle cose, cioè agli immobili. Il problema è che dietro gli immobili ci sono i risparmi delle famiglie italiane anni di sacrifici. Quindi purtroppo l'obiettivo è questo, e quindi noi riteniamo che, e auspichiamo che, i lavori parlamentari consentano di veramente stralciare questa parte, parlo della seconda parte, che andrebbe poi a dare quegli strumenti per aumentare le tasse. Presidente, è stato chiarissimo come al solito, la ringraziamo di essere stato con noi, grazie davvero e le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi, Kiss Kiss a tutti. Good Morning Kiss Kiss, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.